Ciao ragazzi, mi è stato chiesto più volte se fosse possibile realizzare dei ritratti con luce morbida in una giornata di pieno sole. La risposta è sì, però abbiamo bisogno di un softbox. Io uso un octagon da 120 cm, un flash, utilizzo un mezzo che ha un numero guida 58, che comanderò con il sistema trigger. Abbiamo un commander che installerò sulla camera e un receiver che installerò sotto al flash. Come fotocamera utilizzeremo una Canon EOS 5D Mark II con un obiettivo 70-200 2.8. Ho installato un filtro polarizzatore per avere il cielo più contrastato e i colori più saturi. Siamo in compagnia di Chiara, che è la nostra modella. Fabio è il nostro assistente. Adesso monteremo l'attrezzatura e inizieremo con il set fotografico. Andiamo. Siamo sul set, ho posizionato Chiara qui per avere il sole alle spalle. In questo modo la luce andrà a scontornare la figura e non avremo le classiche ombre dure generate da un punto di luce piccolo. La figura anteriore sarà illuminata interamente dal softbox. Per scattare in queste condizioni è necessario prendere due tipi di esposizione. La prima è quella della luce ambientale, la seconda è quella del flash. Quindi adesso procediamo a prendere l'esposizione corretta della luce ambientale. Direi che questa è perfetta, quindi utilizzeremo un 2 centesimo di secondo f2.8 e ISO 50. In questo momento dobbiamo prendere l'esposizione del flash. Accendo il trigger, il commander. Ok, direi che la luce è ancora debole. Fabio, per favore, alza un po' il softbox. Sì? Va bene così, perfetto. Ancora un altro po'. Perfetto. La potenza che ho impostato per il flash è 1.5. I parametri sono pronti, possiamo iniziare a scattare. Il nostro shooting è terminato. Se avete domande o richieste, scrivetemi. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. I'm not afraid to die.
un Canon top. No, ho detto Canon e un mezzo. Motore 2? Ok. Siamo in compagnia di Chiara, che è la nostra modella. Buongiorno. Stop. Avere la luce che andrà a vaffanculo. Ok. La potenza che ho impostato per il flash è un mezzo di secondo. È un mezzo di potenza.